Tutti da piccolini siamo stati rimproverati dai genitori per qualche marachella. Volete stare zitti adesso, basta! E vuoi o non vuoi, siamo cresciuti con questo costante timore di essere rimproverati. Scusami! Questo è uno dei motivi che spiega perché tendiamo sempre alla perfezione. Perché appena sbagliamo può esserci subito un dito puntato su di noi. Tu! Quello non è proprio un dito, è un uncino, però vabbè. Di conseguenza questo meccanismo lo abbiamo anche proiettato direttamente su Dio. Devo essere perfetto perché sennò Dio mi sgrida. E di conseguenza anche il Messia dovrà avere questa caratteristica, no? È vero. Ma infatti il popolo pensava che il Messia fosse Giovanni Battista, un tipo duro, esigente, che sa richiamare le coscienze, che sa rimproverare. Tu sei un peccatore! Entra perfettamente nel nostro schema umano. Ma Giovanni lo avrà ripetuto tipo 700 volte che non è lui il Messia. Colui che viene dopo di me! Non è la fine del film. Purificherà con il fuoco! Al massimo il trailer. Vabbè, quindi se il Messia non è uno che alza la voce, che tipo è? È di un altro livello. Infatti, mentre gli altri Vangeli ci riportano la scena del battesimo di Gesù, bella solenne, con Gesù al centro, tutti intorno che ammirano, e lui che si innalza su un'acqua luccicante, all'Evangelista Luca tutta sta pomposità non piace tanto. Piuttosto ama farci osservare un altro aspetto dell'evento. Gesù in un angolino, zitto zitto, assorto in preghiera. Perché il Messia di cui parliamo non è uno che accentra l'attenzione su di sé dicendo: ehi, sono io quello che aspettate, eh? Guardate un po' da questa parte. No, no, non su Giovanni, di qua, sono io quello importante, eh? Ma proprio no, tacitamente prega. E del suo intimo dialogo con il Padre noi sappiamo pure quello che si dicono, perché mentre è in preghiera il Padre fa sentire a tutti la sua voce. Tu sei mio figlio, l'amato. E quella non è la voce di un padre pronto a rimproverare, come tutti pensano, ma è la voce di un padre tenero, felice, orgoglioso del suo bimbetto, che lo ama alla follia. Questo è il vero Dio. Ed è questo il nostro vero intoppo, dubitare dell'amore paterno di Dio. Forse il nostro cuore si aspettava un rimprovero e invece trova un incoraggiamento. Forse si aspettava uno che lo castigava e invece trova uno che lo valorizza. In altre parole, ritrovarsi figli amati è l'unica nostra vera via d'uscita dall'autodistruzione. E mentre noi ci autodistruggiamo perché pensiamo che Dio ci guarda male, Lui continua ad avere occhi che brillano per noi. Continua a volerci bene, continua a pensare quanto valiamo, perché questa è la tua vera identità. Sei l'amore di papà. Dio è più grande.